Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di anime. È un sacco che non parliamo di anime sul canale. In realtà, poco tempo fa vi ho fatto la recensione di Weathering With You, un film d'animazione che è uscito al cinema recentemente, la nuova opera di Makoto Shinkai, però era tanto in realtà che non parlavo di serie animate e tant'è che alcuni di voi mi hanno chiesto: ma non stai più guardando anime? Hai smesso proprio di seguirli, non ti appassionano più? Eccetera, eccetera. Ho pensato quindi di fare un video al riguardo in cui parlarvi del perché magari non sto parlando tantissimo di anime, del perché non li sto più seguendo come una volta, eccetera, eccetera. Partiamo subito, semplicemente non ho tempo. Non ho tempo nemmeno di seguire le serie TV o di guardare dei film, figuriamoci. Seguire delle serie animate. Mi piacerebbe tantissimo, ci sono alcuni anime che poi nella seconda parte del video vi citerò che mi piacerebbe tantissimo guardare, che magari sono usciti recentemente, ma non ho proprio il tempo per farlo. E quindi anche i contenuti relativi agli anime, diciamo che sono un po', tra virgolette, spariti, o comunque li ho accantonati un attimo perché. Che senso ha parlarvi magari degli anime da guardare quest'autunno o il prossimo inverno, se tanto non ci sto dietro nemmeno io, se tanto non mi sto informando, non li sto guardando. In realtà mi piacerebbe continuare a consigliarvi degli anime che magari ho visto, soprattutto in passato, cioè non ci si può concentrare comunque sempre solo su i nuovi prodotti, quello che esce ultimamente, un po' come si fa anche con i libri, non ci si può concentrare solo sulle novità, sulle ultime uscite. Ci sono tantissimi anime bellissimi che io ho visto magari anni e anni e anni fa quando andavo ancora al liceo e tutt'oggi per me rimangono delle vere perle, quindi magari presto filmerò un nuovo anime consigliati. Però per adesso devo dire che sono diversi mesi che non sto guardando nulla di nuovo. Stavo pensando di riguardarmi Yuri on Ice, non perché sia il miglior anime di sempre. Sapete che per me è stata in parte una delusione dal punto di vista dell'animazione, della grafica, ma è una di quelle cose leggere che secondo me in un momento un po' tosto come è stato il mio turbolento trasloco, se vi siete persi il video lo trovate nelle schede qua sotto in descrizione, ci potrebbe stare come sottofondo e da lì mi è venuto in mente, ma potrei fare un video in cui rispondo appunto al motivo per cui non sto più guardando anime. Oltre al fatto di non avere il tempo, faccio molta più fatica a trovare delle opere che mi incuriosiscano, perché trovo che alcuni anime abbiano trame molto molto simili o che magari si concentrano su delle tematiche o sì, su dei mondi, nel caso magari di anime fantasy o fantascientifici, che magari non mi interessano più come una volta o sono strutturati in maniera simile a qualche cos'altro. Anche gli anime scolastici, che io in passato ho visto tantissimo, iniziano un po' a stancarmi perché non vedo più tante cose nuove e non riescono nemmeno a intrattenermi. Ad essere quel prodotto magari un po' più leggero, come può essere ad esempio Yuri on Ice, da guardare una volta ogni tanto. Io comunque nel mio piccolo, anche se non ho tantissimo tempo, cerco in qualche modo di captare delle notizie riguardo a nuovi anime, a che cosa uscirà prossimamente, e soprattutto magari cerco di tenere d'occhio anche se ci sono novità in merito alle trasposizioni animate dei manga che sto seguendo, oppure i seguiti di alcune serie. Ad esempio Made in Abyss. Made in Abyss per me è un anime bellissimo, quasi più bello del manga da cui è tratto, perché secondo me sa essere molto potente visivamente. Ci sono delle scene per me traumatiche che a volte mi danno ancora, non dico gli incubi, ma mi turbano un po' il sonno. E secondo me anche nella seconda parte, diciamo, della serie manga ci sono delle scene che rese in animazione, quindi visivamente, sentendo anche le voci, i suoni, secondo me renderebbero in maniera molto più potente rispetto alla versione cartacea. E quindi mi stavo infatti domandando: ma non doveva uscire la seconda stagione di Made in Abyss? Che fine ha fatto? In pratica, da quello che ho capito, hanno deciso di fare un film. Hanno fatto due film che ripercorrono quella che è stata la prima serie animata, che conta 12-13 episodi, e se non sbaglio, a gennaio dell'anno nuovo uscirà invece un film che proseguirà da dove si è terminata la prima stagione dell'anime. Questa scelta non l'ho ben capita, nel senso che io avrei trovato più
bello da spettatrice continuare la serie animata. Secondo me ci sono comunque tante cose che succedono anche nel manga che sarebbe stato bello rivedere, insomma, in forma di piccoli episodi piuttosto che come film, anche perché non so come arriveranno qua in Italia, se arriveranno, quindi... Un altro anime che mi piacerebbe molto vedere è Beastars, ovviamente tratto dalla serie manga che io sto seguendo, mi sta piacendo tantissimo. Nel caso di Made in Abyss non ho raccontato la trama, mi è venuto in mente adesso perché stavo per dirvi due parole su Beastars, ma penso sia abbastanza conosciuto Made in Abyss, ne ho parlato in lungo e in largo qua sul canale, quindi non voglio annoiarvi. È una serie che ha per protagonisti comunque dei ragazzi molto molto giovani che si addentrano in questo abisso popolato da creature particolari, soprattutto colpito da una maledizione. Più in profondità scendi nell'abisso, peggiori sono i sintomi di risalita, quindi arrivi a un certo punto in cui sei sotto e non puoi più risalire, altrimenti muori. È una storia molto forte, non è la classica storia di formazione, è veramente duro da vedere particolarmente. Tornando invece a Beastars, i protagonisti sono degli animali che vanno al liceo, quindi vediamo questi personaggi antropomorfi a frequentare il liceo, si parla quindi di adolescenti, di diversità, di in un certo senso razzismo, perché nella scuola convivono carnivori ed erbivori e non sempre le cose vanno al meglio fra questi, diciamo, due gruppi. Il protagonista è un lupo dalle fattezze molto cupe, cioè fa veramente paura, è disegnato in maniera quasi cattiva, ma in realtà è un pezzo di pane. Sono molto curiosa di vedere la versione animata perché in questo momento non ho sempre il tempo di seguire il manga, quindi mi piacerebbe magari vedere se riesco a portarmi un po' avanti con la storia, intanto con l'anime, finché non riesco a recuperare i volumi cartacei, anche perché la storia effettivamente mi incuriosisce, quindi mi piacerebbe vedere la sua trasposizione. Ho scoperto poi praticamente per caso che dovrebbe uscire, o magari è già uscita a fine ottobre, la nuova stagione di Psycho Pass. Psycho Pass è uno di quegli anime che ti stravolge, ma è molto particolare. Se vi piace il genere poliziesco, un po' paranormale, futuristico, potrebbe incuriosirvi. La prima stagione secondo me rimane un capolavoro, l'ho fatto vedere anche al mio compagno perché è molto, secondo me, particolare e può piacergli, infatti l'ha conquistato. La seconda stagione, non sapevo che dovesse uscire una terza stagione, quindi sono molto curiosa, innanzitutto perché mi piacerebbe sapere chi sono magari i protagonisti, se sono personaggi presi appunto dalle precedenti stagioni e quale linea di storia, insomma, verrà seguita, se ci saranno altri casi, se si riprenderà magari da quello che era successo precedentemente. Non lo so, non ne so nulla perché non ne ho sentito parlare da nessuna parte, però mi sembra di capire che è uscito su Amazon Prime Video, quindi vedremo. Ah, la cosa più interessante poi secondo me di questo anime, in generale di Psycho Pass, è che c'è praticamente un sistema in grado di identificare il livello di criminalità delle persone e si mette in discussione veramente un sacco di cose della vita nostra, nonostante sia appunto di ispirazione un po' fantascientifica, ovvero fino a che punto arriva la nostra libertà, le nostre decisioni, eccetera eccetera. C'è quasi proprio una filosofia di fondo così profonda e di impatto che è difficile da trovare spesso in anime magari un po' d'azione tra virgolette violenti o comunque sul genere poliziesco. Di solito ci si focalizza sul risolvere i singoli casi, non c'è quel passo, quel livello di profondità che ha secondo me soprattutto la prima stagione di Psycho Pass. Questi sono bene o male gli anime che spero di vedere prossimamente, che più attendo, nonostante magari il mio entusiasmo verso le serie animate sia un pochettino sceso, proprio perché faccio fatica a trovare qualche cosa che mi trasporti, che mi catturi particolarmente. Quindi, se avete dei consigli su delle ultime uscite, quindi delle serie che sono uscite ultimamente, che avete visto, vi sono piaciute o che magari pensate che potrebbero piacermi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!